Siamo con Pietro Galattoni, studente dell'Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini, che ci racconterà la ricetta che ha preparato. Costarelle di suino nero con salsa di clementine. Le clementine possono essere definite la reginetta degli agrumi proprio perché vanno in produzione in un periodo che è in intervallo tra ottobre e febbraio e quindi le troviamo nelle nostre tavole festive. Le clementine sono ricche di una vitamina molto importante che è la vitamina C, quindi ci regala la possibilità di avere degli elementi antiossidanti che aiutano il nostro corpo e lo proteggono dalle prime influenze e anche gli assicurano un contesto nel quale si può nutrire di sostanze benefiche. La caratteristica importante delle clementine è anche quello di essere ipocaloriche, quindi ci danno la possibilità di fare una scorta di sostanze nutritive protettive della nostra salute e di assumere poche calorie. Nello stesso tempo sono particolarmente ricche e gustose, hanno una sostanza al loro interno che ci aiuta ad essere di buon umore e ci aiuta a essere anche un po' più rilassati, infatti possono essere utilizzate come delle tisane. Quindi aspetti antiossidanti, gusto interessante, capacità di proteggere naturalmente il nostro organismo e il gioco è fatto. Per la preparazione di questo piatto abbiamo iniziato facendo la glassa che andrà a cospargere sia la carne che le patate. La glassa è composta da appunto il succo delle clementine, la scorza, il miele e la senape. E poi abbiamo fatto le patate. Le patate le abbiamo pulite, lavate. Abbiamo tagliato le due estremità e fatto degli spicchioni che poi abbiamo condito con il succo delle clementine e sale, pepe, olio. E poi abbiamo tagliato la cipolla di Tropea rossa a rondelle e abbiamo cotto tutto insieme al forno ad alta temperatura. Mentre le patate stavano cuocendo abbiamo preso le costarelle, le abbiamo fatte rosolare un attimo in padella con dell'olio. Poi le abbiamo glassate con la salsa fatta precedentemente e messe in forno prima 10 minuti con la carta stagnola e poi 20 senza. Uscite dal forno le abbiamo di nuovo passate in padella per fare bene la crosticina e tagliate e servite. Buon appetito a tutti!